Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e dopo quasi 6 mesi sono tornata al timone di Te lo dico io, la vostra pillola settimanale di cinema da mandar giù tutta ad un fiato. Oggi un Te lo dico io incredibile, perché vi aggiorno non su una settimana ma su tutte le uscite più accattivanti di agosto. Sei pronto a scoprire cosa andare a vedere in sala? Perché te lo dico io. E cominciamo con Atomica Bionda, il gioiello della corona dei servizi segreti di Sua Maestà. L'agente Lorraine Broughton gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla città, si allea con l'ufficiale governativo David Percival per districarsi nel più letale gioco di spie. Una pellicola esplosiva, in cui la regia è affidata a David Lake, regista di John Wick, e Chad Stahelski, anche lui a fianco a Lake per John Wick, mentre la sensazionale deflagrante protagonista è niente po' di meno che l'atomica Charlize Theron. Premio Oscar per Monster nel 2004 e cazzutissima protagonista di Mad Max Fury Road. A fianco a lei Sofia Boutella, che abbiamo recentemente visto coperta de bende in La Mummia, e uno dei miei attori preferiti, James McAvoy, sempre irresistibilmente bravo. Per 2 ore di adrenalina allo stato puro trovate la stupefacente Biondona al cinema dal 17 agosto. Ma se vi piace Christopher Nolan e i film di guerra, vi servo subito, signori, con Dunkirk, l'ultima fatica di Nolan. Centinaia di migliaia di truppe britanniche alleate si trovano circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia con le spalle al mare, si trovano ad affrontare una situazione impossibile. Il film è ambientato nella cittadina francese di Dunkirk, durante la cosiddetta Operazione Dynamo, che permise l'evacuazione del corpo di spedizione britannico e dei soldati francesi attraverso il canale della Manica in seguito all'invasione della Francia da parte dei tedeschi tra il 27 maggio e il 4 giugno del 1940, nelle prime fasi della Seconda Guerra Mondiale. Protagonisti di questa affascinante pellicola Tom Hardy e Cillian Murphy, che abbiamo già visto recitare insieme nella serie Peaky Blinders, e ancora Kenneth Branagh e Mark Rylance. Un cast veramente di primissimo ordine. E sorpresa sorpresa per le fan sfegatate degli One Direction, c'è sta pure Harry Styles nel film. Che gli farà fa Nolan? Gli fa cantare una canzoncina come Ed Sheeran nel Trono de Spade? Andiamo a scoprirlo, Arcimena, del 31 agosto. Ma se vi solleticano il palato i romanzi a tema fantastico scritti dalla sapiente mano del maestro del thriller Stephen King, e allora non posso che consigliarvi La Torre Nera, pellicola appunto tratta dalla serie di omonimi romanzi del celebre scrittore Roland Shane. Ultimo membro vivente dell'Ordine dei Cavalieri vaga in cerca della Torre Nera, una costruzione leggendaria che tiene in equilibrio l'universo nella speranza che raggiungendola riesca a salvare il mondo ormai in rovina. Diretto da Akiva Goldsman e Jeff Pinkner, è interpretato dal giovanissimo Tom Taylor, affiancato da due pilastri del cinema, un eroico e tenebroso Idris Elba e Matthew McConaughey nei panni dell'oscuro villain. Nelle avventure dell'impavido Roland e del piccolo Jake vi ci potrete ficcare dal 10 agosto. E se la vostra passione più grande è il brivido dell'horror, ne ho ben due per voi. Il primo è Annabelle 2 Creation, sequel ma prequel di Annabelle del 2014. Diversi anni dopo la tragica morte della loro bambina, un produttore di bambole e sua moglie accolgono in casa una suora e alcune ragazze provenienti da un orfanotrofio distrutto, che dopo poco tempo diventeranno il bersaglio della creatura posseduta dal produttore di bambole, Annabelle. Diretto da David F. Sandberg, vede protagoniste Miranda Otto, Stephanie Sigman, Alicia Vela Bailey e ovviamente la raccapricciante Annabella, che potrete andare ad ammirare dal 3 di agosto. Il secondo horror invece è Amityville, il risveglio, altro sequel parente dell'originario Amityville Horror. Questa volta c'è Joan, una madre single che trasloca con i suoi 3 figli nella famigerata casa di Long Island al 112 di Ocean Avenue, che nasconde un orribile segreto che sembra essere la causa di alcuni fenomeni inspiegabili che terrorizzano i nuovi inquilini. Diretto dal francese Franck Alphon, vedete i protagonisti la talentuosa Jennifer Jason Leigh, che abbiamo visto prendere un sacco di botte in The Hateful Eight, e l'affascinante Bella Thorne. Troverete tutti in sala dal 23 agosto. E chiudiamo con Monolith, diretto dal giovanissimo Ivan Silvestrini e tratto da una graphic novel nata dal lavoro di Lorenzo Ceccotti, Roberto Recchioni e Mauro Uzzeo. Il film, prodotto da Sky e Sergio Bonelli editore e distribuito da Vision, racconta le vicende di una donna che chiude in auto per sbaglio suo figlio piccolo ma non riesce più ad aprire la macchina. Dice, ma che problemi c'ha questa? Non fatevi ingannare, perché Monolith, appunto, è la più sicura auto al mondo, così sicura che diventerà una trappola. Lo trovate al cinema dal 12 di agosto. Grazie per essere stati con me. Questo era tutto, ora tocca a voi scegliere. Fatemi sapere quale pellicola non vedete l'ora che esca. Iscrivetevi ai social e al canale di ScreenWeek e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!